Questa settimana l'esercizio rimane sempre quello, la contrazione veloce alla mattina e al pomeriggio o alla sera, e al pomeriggio o alla sera la contrazione contrattenuta e pausa doppia. Andiamo a cambiare posizione. Pieghiamo le gambe e uniamo le piante dei piedi per formare un rombo. Allora, in questa posizione è importante che non senta tirare i tendini e i legamenti, questi inguinali, per cui può, stiamo morbido, mi lascia andare, può stendere un pochino il rombo senza chiudere troppo o piegarlo, l'ideale sarebbe così. Non deve inoltre sentire i muscoli delle cosce che sono contratti, tesi, per cui può a casa mettersi, lascia andare la coscia sulla mia gamba, può mettere un bel cuscino o due cuscini sotto la coscia, dalla radice fino al ginocchio, in modo tale che è ben tenuto, il muscolo deve star morbido, provi a lasciare, lascia andare la coscia, se gliele tengo io le dà meno fastidio, giusto? Ok, facciamo questo movimento, ok? Adesso facciamo come l'altra volta con l'esplorazione e proviamo la trattenuta, ok? Stavolta lavoriamo su 20, 20 volte al mattino, 20 volte alla sera, a pomeriggio, ok? Stringa, lasci. Stringa, lasci. Stringa, lasci. In questa posizione sente meglio la contrazione, giusto? Perché il pavimento pelvico è aperto e si percepisce meglio. Adesso io provo a togliere il mio dito. Mi dica se sente bene la contrazione. Io lo appoggio sul perineo, quindi lo sentirà sotto la radice dei testicoli il mio dito, ok? Stringa, lasci. Stringa, lasci. La contrazione la sente meglio? Ok. Facciamo quella con la tenuta adesso, quella della sera. Stringa, 2, 3, 4, 5, lasci andare. Facciamo una pausa. 5, 6, 7, 8, e così via, me ne fa 20 alla mattina, di quelli veloci, e 20 alla sera, pomeriggio sera, di quelli con la trattenuta. Ovviamente sempre con una pausa di almeno 3 ore dalla mattina alla sera. Ok? Durante la giornata con l'intervallo lì. Sì, 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 non deve mai farli consecutivi, quelli veloci e gli altri, ok? Sempre con la vescica vuota, si ricordi di andare a farti di prima. Ok, perfetto. Adesso andiamo a fare quello che poi dopo lei farà a casa. Venga pure, stavolta va meglio delle altre volte, perché lavoriamo in piedi, quindi niente esplorazione. Cosa facciamo questa settimana? Lavoreremo in piedi, sempre la stessa modalità, quindi la mattina le contrazioni veloci, alla pomeriggio o alla sera le contrazioni con la trattenuta di 5 secondi e 10 di pausa. Lavoriamo su due posizioni questa settimana, in piedi a gambe unite, così, deve essere sempre molto comodo, molto tranquillo, rilassato con la schiena e le spalle, proprio tutto rilassato, dobbiamo andare a lavorare oramai con i muscoli che lei oramai conosce, ha ben localizzato e tutto. Lavoriamo quindi 10 volte, deve stare attento in questa posizione a non contrarre i glutei e l'addome, deve lavorare solo col perineo. Pronto? Stringa, lasci. Qui ovviamente è lei il giudice, me lo deve dire lei se sente bene la contrazione o no. Stringa, lasci. Sì, lo sento. Bene, 10 volte alla mattina così, poi fa una pausa di 2 minuti, allarghiamo le gambe dove ci sono le creste iliache. Benissimo, non di più, stessa cosa. Sempre senza usare i glutei e gli addominali, deve solo, oramai è diventato bravissimo, sì, perché è esatto. Stringa, lasci, stringa, lasci. Adesso proviamo a fare quelle della sera con la trattenuta. Stringa, 3, 4, 5, lascia andare, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di nuovo bravo. 5, lasci andare la contrazione, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono facili, no? Sì, facili, sì. Benissimo, questo me ne fa questa settimana e poi la settimana prossima, in base a quello che mi dirà lei sulle sue perdite, sul peso del pannolino che mi sta facendo ogni settimana, vedremo che combinazione di esercizi ancora proporle, va bene? Veramente va bene. Andiamo. Settimana, vedremo. Allora, visto che gli esercizi da soli non bastano, come le dicevo l'altra volta, iniziamo con un po' di biofeedback ed elettrostimolazione. Le ho già spiegato che il biofeedback serve per aiutarla
a imparare bene i movimenti di contrazione, e l'elettrostimolazione ci dà un tono maggiore dei muscoli. È un po' fastidiosa perché dobbiamo mettere questa sondina nel retto, ovviamente sarà ben ingellata, sentirai come un'esplorazione rettale. Una volta che gliel'ho inserita, andremo ad attaccarla alla macchina e lei deve seguire le istruzioni. È molto facile perché col biofeedback vede la schermata. Quando le dico di contrarre, ci sarà l'onda che sale, è proprio la sua contrazione, e dovrà mantenerla in base ovviamente alla schermata, quindi al percorso che ho deciso io di proporle. Mentre invece nel momento in cui facciamo l'elettrostimolazione deve stare tranquillo, sentirà una sensazione come di corrente, così, oppure di puntoria. Aumenteremo l'intensità in base a quello che mi dice lei. Non deve essere né dolorosa né fastidiosa, però la deve sentire.